Ma quanto sono figa. Questo filtro è top. Ok, prima di entrare nella doccia, perché la signorina è andata a dormire truccata. Non va bene questo. Ok, ragazzi, io volevo dire di cliccare su questo link, perché c'è un video molto interessante di un'amica mia che io spero con tutto il cuore che lei possa trovare l'amore, anche se è tutto da vedere, perché l'amore è un po' particolare nei nostri giorni. L'amore va condiviso, cioè si tratta di condivisione, di onestà, cose e valori che ormai si sono persi. Siamo troppo superficiali in tantissime cose e quindi lascio il tempo che trovo. È difficile trovare la persona che ci prende in tutto. Che ci sono due categorie di persone: le persone che devono stare per forza con qualcuno e quindi si accontentano di persone che non sono come loro, che persone che nemmeno ti piacciono, no? Però devo avere per forza qualcuno vicino perché non sono capace di stare da solo o da solo. E poi c'è l'altra categoria, quella mia, che non me ne frega un cazzo a me, o stai bene o sto bene con te o non, cioè, non sto con nessuno per forza, l'obbligo, solo perché ho paura di stare sola, perché per fortuna ho la grande fortuna di avere dei figli, quindi la mia vita è piena. Per fortuna sono una persona che ha tanti hobby, sono una persona che si riempie la giornata, quindi come è giusto che sia per me o per la persona che entra nella mia vita, io devo essere un valore aggiunto per qualcuno, ma anche quel qualcuno per me. E non è una questione di vogliamo il figo, coi soldi, tutte queste stronzate, perché non è una cazzata. Perché io dico, dopo i 40 anni, vuoi una persona che comunque, cioè io, ad esempio, per dire una stronzata, mi posso permettere di andare a mangiare al ristorante, è normale che voglio un uomo che supera i 40, che possa permettersi un ristorante. Ma questo, cioè, il punto di questo è semplicemente questo: che cosa vuol dire? Che se è arrivato a 40 anni e non si può permettere di andare a un ristorante, vuol dire che non è stata una persona che si è impegnata nella sua vita, vuol dire che è una persona limitata, quindi non può uscire con me anche a livello cerebrale, perché io sono una persona ambiziosa, a me piace fare, andare, impegnarmi, realizzarmi, quindi non posso desiderare una persona che dice, ok, fai tu. Quindi ognuno sa il proprio valore, il proprio livello, sia culturale che economico, eccetera. Quindi se io devo, dopo aver per 20 anni, no? Da quando ho 20 anni fino adesso, 25 anni, che ce n'ho 44, dove mi sono realizzata nel mio piccolo mondo, nelle mie cose, dove mi posso permettere di fare determinate cose, come non mi posso permettere di farne altre. Voglio una persona che sia almeno del mio livello, sia culturale che di vita, economico, no? Cioè, che comunque mi può offrire una cena o un pranzo o un weekend fuori. Perché queste sono cose che io farei per me, per i miei figli, da sola. Cioè, non, cioè è quella la cosa. Perché quella persona vuol dire che è una persona come me. Cioè, perché io questo cerco, persone come me, ambiziose, persone che vogliono. Quindi io non è che a 44 anni voglio Riccone, perché quello non mi sa in culo a me. Riccone se piava mischella di 20 anni, sia chiaro questo. Quindi le donne di over 40, inutile che stanno lì a sognare il principe azzurro con i miliardi, che non ti sei via, bella. E manca a me, manca a nessuna di quest'età. Cioè, non sono mai stata una su queste, però voglio un uomo che sia al mio livello, anche superiore, normale, ma che sia una persona che si avvicina al mio modo di pensare, al mio modo di essere, perché se tu vivi per inerzia, tanto per, non puoi stare con me, puoi essere pure Gesù Cristo sceso in terra. Si cercano sempre persone dello stesso livello culturale, mentale, intellettivo, in tutte queste cose, in propositivo. Quindi, in poche parole,
L'amore oggi è impossibile perché sui social abbiamo troppe distrazioni, è difficile conoscere le persone che hanno lo stesso pensiero tuo perché abbiamo tutti paura, no? Paura di esporci, paura di noi stessi anche, no? Di esporci, magari che ne so. Io adesso che ho qualche chilo in più, a me non crea problemi, no? Come, cioè, è una cosa mia, no? Non vado a sentirmi frustrata o mi trucco lo stesso, mi vesto bene lo stesso, sono sempre elegante, sempre me stessa, simpatica, carina, tutto quello che vuoi. Però magari a un uomo magari dice, ho visto sta tizia su Instagram, è super mega bomba, però dal vivo è un po' cicciottella, non mi piace. Quindi ci sono tanti tanti aspetti ormai che non superiamo perché c'è troppa figaggine in giro. E quindi anche se siamo grandi, over 40, io penso che dovremmo essere abbastanza grandi da superare certi limiti fisici. Cioè, anche noi da parte nostra, no? Delle donne, usciamo con gli uomini che non sono perfetti, non è che c'hanno qualche rotolina, ma non è che c'è una donna, cioè almeno io, Gianina, non mi soffermo su queste cose, preferisco una bella persona carismatica, una persona che ha voglia di fare, di vivere, di divertirsi, pure se è cicciottella oppure se è bellissima, non importa, è là. Lo so che dico stronzate, però diciamo che dopo una certa età bisogna un po' ricalcolare i propri limiti. Poi, naturalmente, se vogliamo farci una scopata ogni sera con uno conosciuto su Instagram per una cena e cose, questi sono altri discorsi che a me personalmente non appartengono. Però, se devo conoscere una persona, per quanto mi riguarda, deve essere al di là della quanto sei figo, magro, alto, tatuato, eccetera. Deve essere una bella persona, come mi sento io di essere una bella persona al di là della mia fisicità, tutto, perché comunque una bella persona è la persona che ti fa sorridere, la persona che è si sa comportare, è gentile, è dolce, è questo che è. E niente, alla fine la mia amica mi ha fatto qui sfogare, dire la mia sull'amore, che l'amore oggigiorno è difficile perché le persone hanno tutto troppo e tutto subito, o vogliono tutto subito, non c'è più nessuno che ha il desiderio di conquistare. Non c'è più nessuno che ha voglia di scoprire una persona. È tutto così scontato e le persone le diamo per scontate e quindi non scopriamo mai veramente l'essere di una persona. È difficile incontrare persone come me che dice sempre quello che pensa, anche un sentimento. Se a me piace una persona, un uomo, no? E lo frequento ed è una persona che mi interessa e mi dà emozioni, io lo dico sempre e le persone hanno dimenticato un po' fare questo. Niente, andate a seguire il suo profilo e magari tra i miei amici c'è qualcuno che si può innamorare della mia amica, chissà. Ah, buona domenica, yeah. Rilassatevi, siate voi stessi, amatevi e amate soprattutto. È bello amare, è bello vedere emozionare una persona è davvero bello. La temporeva che non si svegliava la femminista di turno e il tipo che i diritti delle donne siamo tutti uguali, no, non siamo tutti uguali perché tu non vai a farti le unghie ogni 2 o 3 settimane, tu non vai a farti le ciglia ogni mese, tu non vai a farti la ceretta, tu non vai a farti i capelli, tu non vai. L'uomo non è uguale alla donna, come la donna non è uguale all'uomo. Quindi la cosa della parità dei sessi non esiste e non esisterà mai. E questo è il mio parere, poi voi fate come cazzo vi pare.
Esiste rispetto e ci deve esistere rispetto tra gli esseri umani, ok? Però non mi venite a dire che la donna è uguale all'uomo come l'uomo non è uguale alla donna. Noi donne facciamo tante cose che voi uomini non fate e voi uomini fate tante cose. Quindi, finché ci sarà vita sulla terra, avremo dei ruoli. Non sto dicendo che uno è superiore all'altro, uno è meno dell'altro, uno è più dell'altro, non sto dicendo questo. Sto dicendo semplicemente che ognuno ha un ruolo. Io ho il ruolo di farmi bella, di essere pulita, carina, truccata, sistemata, perché se io fossi un cesso e mi comporterei come un uomo, l'uomo non uscirebbe con me. Chiaro sto discorso, non sto dicendo qui che ci facciamo belle per gli uomini, ci facciamo belle per noi, perché io guardandomi qua mi piaccio, mi amo, sono felice e sono serena, ok? Non è questo il punto, uscite da ste stupidaggini. E sì, l'uomo offre la cena perché ci ho messo 2 ore a vestirmi, truccarmi, essere carina per quella persona, a essere una bella compagnia, se ero. Se mi presentavo con le ballerine e con la tuta, non saresti uscito con me. Quindi ci sono dei ruoli e ricordatevi una cosa: che i vostri genitori, i vostri papà, non hanno mai fatto pagare un cazzo, manco c'è mai stato il discorso di far pagare qualcosa a vostra madre. Quindi fatevi un po' di esame di coscienza, esistono ruoli, non basta questa storia della parità, della cosa, non esiste, non ci deve esistere perché voi non partorite, noi non alziamo che cazzo ne so, cioè basta, cioè, ma che noia, manteniamo i ruoli, comunque la mia vita, il femminismo e sta cosa non esistono. Ma va. Siamo passati dai valori, e i valori sono quelli dell'onestà, della sincerità, dell'essere noi stessi, voler persone come noi vicino, che hanno gli stessi pensieri, che vivono nello stesso modo. Ma no, ma perché dobbiamo pagare sempre noi la cena? Avete rotto il cazzo, dovete pagare la cena perché io spendo un sacco di soldi per essere figa e tu vuoi uscire con me, non con la signora Pia con le ballerine. È un dare e un avere, diciamo così.